si riaccendono i riflettori qui a Non Tutto in una Notte. Come vedete, noi abbiamo anche le candele perché siamo qui nel nostro grande chill out itinerante. Non Tutto in una Notte è un progetto della Regione Lombardia che previene le cosiddette stragi del sabato sera. Quindi noi siamo fuori dal locale questa sera, precisamente allo Shiva di Arcene. Siamo qui con i nostri etilometri, facciamo prevenzione rispetto al tema dell'abuso di alcol e la guida in stato di ebbrezza. Come tutte le notti, Non Tutta una Notte on the road, noi vi aspettiamo qui nel gazebo ad assaporare magari un buon caffè e una buona brioche, perché oltre agli etilometri e questionari abbiamo anche un fantastico bar bianco. Vi aspettiamo, Non Tutta una Notte, buona serata. La notte continua qui ad Arcene, fuori dallo Shiva, in compagnia di Antonio, appena uscito dalla discoteca. Impressioni a caldo. Della discoteca? Sì. Bella, molto bella. Ti sei divertito? Come tutte le volte che si va in discoteca si fa finta di divertirsi. Cioè, no, adesso voglio saperla questa cosa perché è divertente. Sembrano tutti divertiti, io sono molto ubriachi e basta. Tutti molto ubriachi. Quindi tu stai dicendo che l'unico modo che i giovani hanno per divertirsi è bere. Assolutamente. Ma tu hai bevuto questa sera? No, poca roba. Ma hai detto che ti sei divertito lo stesso? No. No. Normale. Quindi tu stai dichiarando a tutto il mondo che l'unico modo che hanno i giovani per divertirsi è l'alcol. Dichiaro a tutto il mondo che ormai è molto, ma molto difficile divertirsi in modo diverso da quello di ubriacarsi o altro. E secondo te qual è la ragione che spinge il giovane a dover ubriacarsi per divertirsi? Avere troppo o pochi principi e diciamo un concetto diverso al divertimento. Perfetto, e soluzioni a breve termine non ne vedi? Un'educazione diversa, un approccio diverso e sicuramente avere delle spinte diverse anche nel mondo del lavoro. Però scusami se ti punzecchio, però hai appena detto che anche tu sei vittima di questo sistema, nel senso no, che non riesci vado a divertirti. Io raramente vado. Ah, perfetto. Però ho chiamato un amico, siamo andati, abbiamo fatto così una serata. Quando vedo questo mondo preferisco sicuramente non farci parte. Cioè, hai detto una cosa un po' tipo? Pesante, no? Il fatto che comunque il giovane sostieni che comunque è la verità. Ad oggi è abbastanza difficile vedere, se noi facciamo un'intervista ad ogni ragazzo che esce e gli chiediamo effettivamente come ti sei divertito, perché la risposta sarà sicuramente mi sono divertita, sono stata bene, sì, è bello, è di cosa? Ho ballato, io mi diverto. È una brutta piaga quella che la i giovani non riescono. Noi. Ti ringrazio ancora, buona serata, ciao. Stringiamoci la mano in grazie. Segno di amicizia, almeno noi, buona serata, ciao, buon grazie. Divertimento anche senza alcol, diciamolo. Va? Non serve l'alcol sicuramente per divertirsi, ma altro, molto altro. Bravo Antonio. Sempre fuori dallo Shiva in compagnia di Tommy, lui mi ha raccontato o ha cominciato a raccontarmi una storia particolare, ce la racconti a tutto il pubblico di Non Tutto in una Notte? Io una notte sono uscito fuori strada con la mia autovettura per i fatti miei, i carabinieri mi hanno portato all'ospedale, mi hanno fatto l'alcol nel sangue e risultavo superiore all'1,5 di grammo al litro, adesso non lo so. Esatto, quindi io vi consiglio a tutti. Mi raccomando, se bevete fate guidare un altro, perché purtroppo la legge è così. A me mi sono arrivati più di 3.000 euro di verbale, un anno senza patente. È quindi giusto. Massima attenzione. Perfetto, quindi tu stai ancora facendo visite mediche? Perché sì, poi ogni tre mesi la commissione patenti mi succa 70 euro di bollettino, 24 di un altro bollettino che va alla procura di Bergamo. Devo andare, far la fiera tutto il giorno, perdere un giorno di lavoro, portare gli esami del sangue che costano anche quelli 70 euro, insomma una menata pazzesca per un anno, fin quando non si sa. Boh. Però avrai capito qualcosa da questo? Da questo ho capito che adesso sono a macchina, non guido più, adesso ho fatto l'alcol test, ho bevuto solo un cocktail, ho fatto passare 2 ore come dice l'opuscolo. Tutto a posto a Ferragosto. Tutto a posto a Ferragosto, esatto, anche se il clima non è proprio da Ferragosto. Sì, insomma. Quindi il consiglio che dai al pubblico di Non Tutto in una Notte è cerchiamo di divertirci. Non Tutto in una Notte, noi ormai organizziamo dei pulmini così, andiamo a divertirci, al number one, ognuno fa quello che vuole e si torna a casa con le proprie gambe. Questa è una cosa che è un po' diffusa perché l'ho già sentita da altre compagnie che... Gli diamo 20 euro ma almeno beviamo, ci sfondiamo, facciamo quello che vogliamo. Ma riuscite a trovare la serata in cui ci si diverte anche senza bere o è proprio il divertimento è condizionato dall'alcol? Oramai i giovani se non si beve non so più cosa fare, boh.
cioè ci si diverte lo stesso, però bisogna trovare locali dove ti diverti così, tipo questo è un bel locale, ti diverti. E ci si diverte anche senza bere. Certo, ci si diverte, ma manca res. Ma manca res.